chiamo Maria Elena Volpi e sono l'autrice del romanzo Dietro quella porta, del quale vi mostro la copertina. Voglio leggervi uno stralcio del mio romanzo nella speranza che la storia vi piaccia e vi possa incuriosire. Greta arrivò al binario trafelata. Il treno per Lucca era previsto per le 19:45 e mancavano pochi minuti. La stazione ferroviaria di Santa Maria Novella era quasi deserta. La cosa la stupiva. Aveva appena attraversato il centro di Firenze ed era gremito di turisti e di ritardatari a caccia degli ultimi acquisti per i festeggiamenti di San Silvestro. A sua eccezione tutti, evidentemente, avevano qualche programma per la serata. A lei non importava che fosse l'ultimo giorno dell'anno. In fondo è un giorno come tutti gli altri. Da tempo si sentiva distaccata dal mondo. Niente mondanità, poche frequentazioni. Aveva la testa pesante dopo una lunga giornata di lavoro e desiderava solo rilassarsi. Si mise paziente a sedere sulla panchina per tirare il fiato. Di lì a poco, una cantilenante voce maschile annunciò dall'altoparlante il ritardo del treno. «Questa non ci voleva!» lamentava l'anziana signora seduta vicino a lei, con un cappellino scozzese e una grossa e pesante borsa marrone. «Con questo freddo mi piglierò un malanno!» «Speriamo che il ritardo sia limitato!» cercò di confortarla Greta. L'aria era davvero gelida e arrivava sino alle ossa. Si allacciò stretti gli alamari del suo Montgomery di Loden Verde, rallegrandosi d'aver deciso la mattina di indossare gli stivali e di aver preso con sé il colbacco di pelo nero. Lo tolse dalla borsetta e se lo calzò sui capelli biondo nordico che le ricadevano vagamente mossi ai lati del viso, poco sopra le spalle, e si sentì subito meglio. Si guardò intorno. Non c'erano a vista più di una ventina di persone. Un quarto d'ora d'oziosa attesa e decise di alzarsi. Camminando in su e in giù lungo la banchina, si riscaldava, dondolando sui tacchi alti che portava sempre con disinvoltura e che le conferivano quell'aria così squisitamente femminile. «Arriverà mai questo treno?» sbottò la vecchia signora non appena si rimise a sedere. Sul tabellone non era ancora indicato il ritardo, il che faceva temere il peggio. Un'insolita nebbiolina stava calando lentamente sulla stazione, rendendo l'atmosfera leggera, spumosa, quasi irreale. Come un fantasma, qualcuno usciva dalla zona d'attesa di prima classe e si avvicinava. Emanuele Gucci. Arrossì nel salutarlo. Le succedeva sempre quando lo incontrava. Quell'uomo la emozionava.